Buonasera gente, buonasera Felix, buonasera Witch, buonasera Vidit, buonasera The Disturbed Priest, buonasera Luke. Luke, che ricordiamo, domani pomeriggio sarà ospite in una live qui, dove vedremo la RGCD Contest del 2013. Ma questa sera noi vedremo il numero 4 di Zap, rivista italiana degli anni 80 dedicata al Commodore 64. Come state, gente? Come state? Tutto bene? Come avete passato la settimana? Come avete passato questo sabato? Come passerete domani, a parte guardare la mia live, ovviamente? Che bello, che bello il weekend, che bello il poter dormire un'ora in più la domenica, che bello. Dunque, fa caldo in questo metà settembre. Sto di nuovo infognato in The Witcher 3. Va bene, Witch. Buona sedia anche a lei, signor Vilitz. Ho mangiato delle crocchette di tonno. Così per dirvi qualcosa inerente a Vilitz. Ah. Abbiamo iniziato un po' presto perché vedo che siete belli attivi in chat, però quando ho cominciato a parlare, morti. Colpa di Vilt che l'ha comprato e ci sta giocando anche lui. Ah, fate le cose in coppia adesso. E mi ha fatto infognare anche a me che non l'avevo giocato. Benissimo, benissimo. Il Mosca, buonasera. Buonasera. Dicevo, fa caldino, nonostante sia più di metà settembre. Ci sono ancora delle temperature, direi estive, si sfiorano i 30 gradi, si suda come dei maiali. Mi ha attaccato la scimmia su Discord, certo. Bene, bene, bene. Direi però di... Voglio morire, datemi l'inverno forever. No, Witch, no, dai, non fare così. Non dire cose avventate di cui potresti pentirti. Però dicevo, possiamo anche partire, anche se è un po' presto. Quindi abbiamo qui la nostra rivistina. Il numero 4 di Zap, edizione italiana della rivista inglese più venduta. Giochi caldi di settembre. Infiltrator, Kickstart 2, Ghosts and Goblins e Tauceti. Tauceti. Tauceti, che è un gioco che assolutamente non conosco, però il nome mi fa riderissimo. Tauceti. Le mappe, ah, le mappe. Di Ark Pandora e Cauldron 2. Vi dirò, ragazzi, vi dirò. Io queste riviste le prendevo quando ero molto piccolo, davvero quasi esclusivamente per le soluzioni, per vedere le mappe dei giochi, e a seconda delle mappe, della mappa completa di un gioco, potevo immaginarmi come era strutturato il gioco e quindi capire se era un gioco valido che mi piaceva giocare oppure no. Mi piacevano di più guardare le mappe che guardare le recensioni ve vere e proprie. Ciao Mollica, ben arrivata. Do re mi fa sol la Sid, i musicisti dei videogiochi. Hanno fatto la battuta. Una bella pubblicità della Mastertronic. Qui vediamo un po' di giochi più o meno conosciuti. Un'altra pubblicità della Mastertronic, sempre con giochi più o meno conosciuti. Buonasera, Riccardino Fuffolo, detto il piccolo. Io iniziai con il numero 20 e prima era molto più ignorante. Non ricordo sinceramente a che punto cominciai a leggere Zap. Ricordo solo che cominciai a collezionarlo quando era già diventato un inserto di The Game Machine, per cui molto molto tardi, purtroppo. Errori di gioventù.
Pubblicità dei joystickini, e questo è il famoso Competition Pro più iconico. Questi altri joystick arcade di buona fattura, comunque. Sommario che skippiamo a piè pari per non rovinarci la sorpresa. Scusate, un po' di singhiozzo. Game Killer, vivi, vinci, supera. Che cos'è il Game Killer? È una cartuccia rivoluzionaria che ti permette di giocare tutti quei giochi impossibili senza venire ammazzato. Com'è possibile? È molto semplice. In pratica, questa cartuccia disattivava le collisioni degli sprite, per cui tutti quei giochi basati sul nemico che ti uccide quando gli vai a sbattere venivano modificati in modo che avessi l'invincibilità. Esatto, è una cartuccia da cheater cheater. Prezzo 49.000 lire. Gnapperi. Non era mica poco, però per avere una cartuccia del genere immagino che avesse il suo mercato. Elite, The Game of a Lifetime. Avviabile per Commodore 64, Spectrum 48K e Spectrum Plus. Coming soon, Amstrad MSX. Elite è il capostipite della serie di Elite, quella che adesso è Elite Dangerous. C'era già ai tempi del Commodore ed era un giocone della Madonna. Prima pagina. Saltiamo. Fist 2, ok. Posta che ce ne sbatte. Posta. Ma chissà se Zap non ce l'hai, collezione Defora. Ok. Un altro joystickino. Oh, ed eccoci qua al primo gioco, che è Infiltrator. Infiltrator della US Gold, 19.900 lire, su disco, joystick e tastiera per Commodore 64. Saltiamo subito ai voti. Wow. Allora, prima di leggere i voti, io andrei innanzitutto ad accendere il mio comandolino. Nonché a selezionare PPP sempre nelle cartelle che mi ha fatto il buon Gianluca, che dovrebbe essere in chat, e io saluto e ringrazio. Mi sa che non ho fatto quello che dovevo fare. Infiltrator, run disk. Ok. E intanto che carica, andiamo a leggerci i votarelli. Allora, presentazione 98%. Istruzioni informative umoristiche. Apparenza superba e molti tocchi di classe. Molto bene. Si dice il crack, ok. Grafica 88%, inizialmente eccellente, ma sfortunatamente si deteriora in qualità a ciascuna successiva missione. Un gioco rushato, quindi. Sonoro 70%, niente musica, ma buoni effetti sonori occasionali. Ok. Intanto sotto vedete una schermata di caricamento. Appetibilità 94%, istantaneamente impressionante e giocabile. Buono. Longevità 93, i tre stadi sono difficili, esigenti e compulsivi. Meno buono. Ciao Gianluca, ben arrivato. Ti ho messo il VIP per ringraziarti del lavoro che hai fatto con tutta questa raccolta di giochi di Zap. Rapporto qualità-prezzo 88, un po' caro ma tutto sommato ne vale la pena. E giudizio globale 92%, un approccio insolito ma di grande effetto al genere arcade adventure. Molto bene, molto bene. Quindi,
Vi metto in primo piano il comodorino, anche se ha ricominciato a caricare. E leggiamo un commento dei redattori nel frattempo. Benché Filtrator sia molto giocabile, ho l'impressione che l'autore, Chris Gray, si sia annoiato del gioco verso la fine. Ad esempio, la grafica scende progressivamente, benché al peggio sia comunque buona. E lo stesso dicasi della giocabilità, benché in questo caso il decadimento sia inferiore. È un peccato perché Infiltrator potrebbe essere un gioco incredibile, altro che buono. Devo ammettere che è divertentissimo da giocare, ma a volte ho provato un senso di delusione. Forse non mi sarei dovuto aspettare così tanto. Urca, che schermata di caricamento. Ciao Cigatto, ben arrivato. Prepare for takeoff. Ok. Io non ho assolutamente idea del gioco. Qui sta ancora caricando, chiaramente. Non ho idea di come si giochi, come si giochi. Sono blind. Sono blind e speriamo che il gioco sia un pochettino, come dire. Gentile nelle prime fasi, nel senso mi faccia giocare almeno un pochettino. Oh, grazie mille dei 100 bitcuori, Cigatto, grazie mille. Dato che ci stai impiegando ancora un po', vediamo altro. Questo è un bel gioco, un mucchio di ottima grafica, effetti sonori realistici, solida giocabilità e tanti piccoli tocchi da farlo distinguere dalla media. La parte dell'elicottero è molto infida e richiede molta perseveranza per stare in aria più di qualche minuto. Bene. Una volta che è arrivata la seconda parte, vi aspetta dell'eccellente grafica, ma arrivarci non è facile. Abbiamo provato la versione su disco, quindi non so come sarà quella su cassetta. Sarebbe consigliabile dargli un'occhiata prima di comprarlo. Comunque, se avete un disk drive, non ho dubbi nel raccomandarvelo. In effetti, ci sta impiegando un bel po' al caricamento, immagino che su cassetta sarebbe stato da pazzi. Peccato se che servono davvero le istruzioni, ci sono molti tasti da usare. Oh no, oh no. E grazie mille Monlika che, oddio, che regala l'abbonamento a Gianluca. Grazie davvero. Allora, oh, ok. Qui ha finito di caricare, però ok, a quanto pare non risponde al joystick e devo farlo con la tastiera. Quali saranno i tasti? Quali saranno i tasti? Premendo tasti a caso, ma non succede nulla. Ha bippato, ha fatto bip. Ho sentito che ha fatto bip. Però non è. Insomma. Oh, si è mossa la mano. Visto che si è mossa la mano, bello sto Farete Simulator. Capissi come cosa, chi e dove. Ok, si è acceso qualcosa. Posso fare qualcosa? Oh, ok. Mi sono dimenticato quando e perché. Tra poco lo scopriremo quando e perché. No. Quindi ok, il joystick nella porta 2 dovrebbe simulare la mano, perché vedo che in qualche modo quando premo il pulsante lui pigica, però ok.
Cosa? Cosa è successo? Cosa? Riuscirò a partire prima o poi? Prova BSOE. B non fa niente. S non fa niente. Ok, I ha avviato il motore, immagino. Ok. Allora prendiamo la B. No, la S. No. Ok, mi alzo. Credo di stare alzandomi. Credo di star volando molto bene. Ok, ora devo solo capire cosa devo fare. Beh, per essere un simil 3D devo dire che va benino. Posso anche sparare molto bene. Ok, credo di essermi schiantato. Request identification. Sono Gino. Sono Gino Pilotino. Salve. Aia. Aia. Sta andando dove vuole lui. Aia. Aia 2. Sto perdendo quota. Aiuto. Arg! Arg e sta caricando. Orca! Ecco perché ci mette così tanto a caricare. Avevo fatto delle modifiche alla cartuccina e ho disabilitato il fast loading. Tough luck, Jimbo Baby. Ma quella gamba mozzata quanto gruesome. Ciao Wicked Lady, ciao Sera. Come va? Come stai? Tutto bene? Ognuno con specifiche funzioni. Ok, possiamo riprovare. Allora. Ok. Ci siamo. Stavolta partire è stato facile, sapendo i tasti. Grazie. Ok, noi andiamo tranquilli. Vediamo cosa succede a continuare ad andare in alto, anche se la grafica del gioco non fa vedere che io sto andando in alto, ma effettivamente sto aumentando l'altitudine.
si è mosso da solo. Okay. E mi hanno beccato. Request identification. Certo. Chi è? R. S. Sono Gino Paoli. Non ho scritto quello che avrei dovuto qua. Eat lead and die, you slimy rodent. Scus. Aia. No transmission verified. Va bene, ho capito. Computer terminal, status, tactical map, no. Com'è che avevo fatto prima far apparire il mirino? Aiuto, aia. Ah, così, la H, molto bene. Non spara però. Perché non spara? Così. No. E niente, sono morto. Arg! Ti assicuro che il libretto di istruzioni è un manuale per quante robe puoi fare. Immagino, vedo che è bello pregno. Purtroppo senza il tempo adatto per leggerlo. Mi sa che questo gioco non lo riesco a fare. Ma sta gamba mozzata, insomma, non è... Però mica male la morte che fa diventare tutto rosso l'abitacolo. Sì, sì, è... Si vede che è molto curato. Davvero tanto curato come gioco. Molto bello. Mi piacerebbe riuscire a esplorarlo un po' di più, ma... Per ora facciamo così. E fatemi... Vediamo un po' di setting. Ok. No. Questo. Cartridge. Andiamo di metterci il fast loader. Size. Preload. Meta audio. Ok. Va bene. Torniamo alla rivistina e vediamo cos'altro ci offre. Bla. Piripiripiripi. Night Games. Un giudizio globale 50%, va bene, intanto cominciamo a caricarlo. Night Games, eccoci qua. E leggiamo i voti. Presentazione 75, il caricamento è abbastanza veloce, anche se conviene segnare i giri sul nastro per poter saltare con più facilità una prova all'altra. Ok, grafica 70. L'animazione dei guerrieri è ben realizzata, così come i diversi scenari. Bene. Sonoro 85. Buoni gli effetti sonori delle varie stoccate. Inoltre, per quelli che senza la musica non riescono a concentrarsi, è possibile inserire 8 diversi brani musicali. Ah, però. Ciao Tio, ben arrivato. L'autore di questo gioco ha programmato Boulder Dash. Ok, capisco. Appetibilità 70%, molte volte è più importante picchiare duro senza pensare a difendersi. Continuando a colpire si ottiene un buon vantaggio che si riesce a conservare anche a scapito di un maggior punteggio di bonus. Longevità 69, non fatevi ingannare dalla varietà dei combattimenti. Purtroppo cambiano le armi ma rimangono sempre uguali in tecnica e metodo. Sì, immaginavo che parlasse Infiltrator. Allora, l'audio è importante.
gli rimetto in primo piano il Commodoro. Opla. E vediamo. Night Games. Sword Fight. Quarterstaff. Archery. Ball and Chain. Axeman. Crossbow. Pickstaff. E Sword Fight 2. Beh, proviamo il primo Sword Fight. Are you sure? Yes, I'm sure. Sword Fight 1. Searching, please wait. Found. Ah, carino anche questo caricamento. Programmed by John Williams. In pratica sarebbe un Summer Games, però con i cavalieri. English Software, 19.900 lire, joystick. Non ho trovato un Night Games molto interessante. I giochi dove l'importante è muovere velocemente il joystick senza alcun problema non mi hanno mai entusiasmato. Oh, che peccato, capisco. Peccato perché l'idea di una sfida multipla in perfetto stile medievale non era male. Forse sarebbe stato meglio una specie di Olimpiadi all'antica piuttosto che dover fare sempre lo stesso combattimento cambiando solo luogo e abbigliamento. Com'è l'audio per voi? È troppo alto? Poi è buono? Perché a me sembra altino questo gioco in generale. Qui abbasso un po'. Il seed è bello power, altino, ok, abbasso un pochettino. Facciamo così. Così dovrebbe andare. Datemi feedback. Intanto io inizierei. Allora, novice 4 minuti, va bene. Player contro computer, si può giocare in due, molto bene. Music on, ok. Ok. A seconda di dove muovo il joystick. Ok, è esattamente come International Karate Plus o cose del genere. Ovvero a ogni movimento del joystick corrisponde una mossa. E cambiano se... Ah. Ho perso. E cambiano se tieni premuto il pulsante di spara. International Karate, esatto. Lo Shivalry originale. Hadouken, no, no, quello no. Anche leggermente più alto, ma così va bene. Ok, dopo alzo un pochettino. Questa mossa mi sembra quella più veloce da eseguire e quindi mi dà un vantaggio maggiore, in teoria. Sì, capisco quello che diceva il recensore. È solo una questione di attaccare il più possibile fottendosene dei colpi che prendi. La candela come timer è un tocco di classe, sì. Sì, non solo. Il fuoco della candela è bello. E la cera che cola, quello è un vero... È la vera ciliegina sulla torta. Certo che continuare così è veramente noioso. Se posso. Posso continuare ad attaccare, però in effetti la cosa più vantaggiosa da fare è fare così. Le animazioni sono belle fluidi, sì, sì, sì. Sì, i colpi si concatenano bene. Dopo ogni colpo torna in posizione, è vero.
stavo giusto ammirando le animazioni, giusto. Il calcolo delle dinamiche di gioco non è esattamente amichevole, no, infatti. Ok, sono comunque in vantaggio. È anche lunga come battaglia. Ok. Quello, altri due scudi, vite. A ogni colpo a segno toglie un pallino in basso a sinistra. E ogni, cosa sono, 8-10 pallini, toglie uno scudo in alto. Te lo spacco sto naso, citazione Cavaliere 1. Ok, game over. Ho vinto. Bonus per 100. Knockout bonus. Giusto, perché volendo c'è il tempo, e se scade il tempo immagino che assegni la vittoria a chi ha più. Ok. Proviamo l'arceria. Vediamo un po' se. Beh, sicuramente con l'arco cambierà qualcosa, non. Non può essere certo una sfida uno contro uno all'arma bianca con l'arco. Giusto, giusto. E bravo Gabriel, grazie, grazie. Anni e anni di studi alla scuola di Swordfighteria hanno portato questi risultati. Un gioco, se vuoi caricare. Grazie. 3 minuti da solo. E via. Hulk. Ok. Quindi. No, più precisione al pixel. Ok. Ah, ok, questo me l'ha dato buono. Mamma mia. Preso. Questo non me l'ha dato buono, almeno d'armore. No. 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 Assolutamente no. Preso. 50 punti a bersaglio. Wow. E di nuovo è tutto così. Penso di concordare di nuovo con il recensore. Una notevole occasione sprecata. Poteva essere molto interessante come gioco. E invece. Non credo di aver voglia di finire tutte le frecce. Mi spiace ragazzi. Vediamo se si può tornare in qualche modo. Ok. Allora, questo immagino che sia. Boh, proviamo. Proviamo ball chain, ma. Ho idea che quelli con le armi a corpo a corpo siano tutti come il primo gioco che abbiamo provato, e arco e balestra siano come
il secondo. E strano, non succede mai che puntano alla grafica lasciando stare la sostanza. Vediamo questo com'è e poi passiamo oltre. Ebbene. Ebbene. Ok. Andiamo. Beh, sono cambiati gli sfondi però. C'è da dire che cambiano le animazioni. Di nuovo, che peccato. Perché le animazioni cambiano, ma la sostanza è quella. Peccato, peccato davvero. Buona. Buona. Basta così, basta così. Torniamo alla rivista. Night Games ci saluta. Gioco caldo. Kickstart 2. Questo purtroppo lo conosco. Purtroppo perché... Non perché sia brutto, affatto. Intanto lo faccio caricare. Non perché sia brutto, dicevo, ma perché sono una completa sega a questo gioco. E non sega quella del Master System, ma sega che non sa giocare. Già fatto? Ok. Cacchio, è già pronto, ok. Non ho neanche dovuto aspettare troppo. Allora ve lo faccio vedere meglio. Ok, eccoci qua. Pronti. Non sto facendo. Non sono io. Pronti? Forse devo cambiare il joystick. Sì, ok. Devo cambiare il joystick. Ok, io sono quello in alto. Ho superato un ostacolo. Sono incapace a questo gioco perché non capisco assolutamente quale dovrebbe essere la velocità che mi consente di fare le cose. Tanto quello stronzo ha già finito. Dai che ho finito anch'io, dai, sì. A poster, benissimo. Io ci ho impiegato 87 secondi e lui 34. Beh, però, se vogliamo, il record per dove sono volato più avanti, ce l'ho io. Qua mi ha battuto. Ma lui salta. Come salta? Cazzo, si può saltare. Ok. Ciao Lucky, ben arrivato. Che esagera. Qui cado e basta. Ok. Ok. Mi sono fregato sull'atterraggio, però. Dai. È andato male.
L'omino che vola dalla moto è bellissimo, sì. Perché? 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 Ho accelerato troppo, no? Non capisco. Non sono un... Sto andando benissimo. Più o meno. Però dai, dai, dai. Quasi, quasi. Oh no. Allora, diciamo che masterato no. No, 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 proprio no, no, no. Diciamo che capisco le potenzialità, ma non è il mio gioco, assolutamente. Potrei paragonarlo a un... Niente, non mi vengono i nomi oggi, niente, scusate. Comunque, quello recente delle bici... Spesso il felino gatto faceva spesso, oppure quello sempre delle trials, esatto, anche trials. Va bene, va bene, basta, 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 grazie. Descenders, grazie Vilit. Descenders e trials, proprio quelli che intendevo. Ecco, potrei paragonare a quelli, ma purtroppo non sono il mio tipo di gioco e non mi ficcano, per dire. Tubular Bells. Mm. 44%. Carino ma noioso. Proviamo. Io ai tempi ero da cassettina presa in edicola e qualcuno di questi titoli lo avevo. Però avevo anche zero pazienza, spesso dopo 2 minuti spegnevo il passato al gioco successivo. Esattamente quello che facevo anch'io. Tubular Bells. Ed ha già caricato, quindi... Ma questa musica... For instructions e vediamo ste instructions. Change symmetry, change tail length, random set color, next color, previous color, change gap, change between laser and line. Allora così cambia la simmetria, così cambia F7, F1, F5, ZCV, L, ok. Space please next part of the music. Music and light links off on off, ok. Start. Wow. Allora. È lo screensaver di Windows 95. Nonché è il figlio di puttana del nemico del gioco Quix. Così dovrebbe essere la coda minima, così la coda massima. L. Così è tutto puntinato e così a righe. Così cambia qualcosa. Molto bene.
Ok. Ma in pratica è una tech demo? Non capisco. Fammi vedere un po'. Allora, questo programma non è proprio un gioco, ma piuttosto una specie di spettacolo luminoso. Il programma infatti fa in modo che il buon vecchio processore SID esegua le varie canzoni dell'album di Mike Oldfield, Tubular Bells, offrendo contemporaneamente una specie di visualizzazione luminosa o, come ci informa la fascetta della cassetta, una combinazione di musica e disegni visuali cinetici interattivi. Ok. Quindi sono effettivamente le musiche con la visualizzazione. Ma quindi Media Player era copiato da questo gioco barra programma? Veramente? Veramente? Va bene. Cacchio. Mi piace l'idea, mi piace l'idea. Però cacchio, 19.900 lire era bello costoso. Era bello costoso per l'epoca. Però posso immaginarmi il... magari una festa, un ritrovo tra amici e mentre si parla, si chiacchiera, metti sul Commodore questa cosa di sottofondo come musica, come intrattenimento, così... Sì. Ci sta. Il prezzo era altissimo. Però, boh, ci sta. Ha cambiato lui da solo così. Fico. Magari era già un'idea di seconda mano, vale a sapere chi l'ha inventato. Sì, può essere, però... È cambiata la traccia, credo, sì, esatto. Fico. Va bene. Allora, io lo lascerei anche di sottofondo, mentre vediamo il prossimo articolo. I Coops, 19.900 lire, joystick tastiera, Commodore 64. Simpatico schermo di presentazione e un paio di opzioni. Sprite tondi e ben fatti, scadente imitazione di un buon pezzo di bog, effetti mediocri. Ottima grafica attrae, ma l'orribile gioco ripugna. Ok. Va bene, vediamo questo orribile gioco che ripugna. Mi sono già dimenticato il titolo, porca puttana, sta a mia memoria. I Coops. È un PRG, quindi già vi metto in primo piano il Commodore. Beh, non è male la musica. Va bene. Start game. Level 1. Ok, vediamo che tipo di gioco è. Uno shooter. Che si comanda malissimo. Che cazzo è? Ok. Sembra... Ok. Considera che la foto di Zap è al contrario. Come? Sembra impossibile. No, è una merda. Non è impossibile, è veramente una merda.
Che cazzo hanno fatto con sta foto in effetti? Mi faceva talmente schifo che hanno trollato anche la foto. Io mi chiedo se magari con la tastiera sia meglio, proviamo. Sì, ma quali sono i tasti? Saranno... Ma quindi se non spari non ti fanno un cazzo? Non ho capito. Ah no, ok. Va bene. Direi che abbiamo trovato il gioco peggiore di questo mese. Ho come la netta impressione. Io ho appena sfiorato un tasto e ha fatto quella virata lì. E sono passato a livello 2. No, no. Vaffanculo. Vaffanculo i caps. Vaffanculo. Ok. Basta. Passiamo oltre. Saboteur. Saboteur, saboteur. Saboteur. Anche questo è un PRG. Ciao Vilt. Secondo me l'editore non ha capito da che parte era girato e ha fatto casino in paginale. Erano un classico le foto al contrario, ovviamente me ne rendevo conto solo anni dopo vedendo i giochi, certo, ovviamente. Sembra Burning Rubber, ma magari, magari Burning Rubber. Mamma mia. Allora, diamo un'occhiata ai voti di Saboteur. 9 livelli di gioco, tabella dei migliori punteggi e buone istruzioni. Grande, ma i personaggi non sono animati così splendidamente e il fondale è poco fantasioso. Musichetta sullo schermo dei titoli veramente brutta e durante il gioco solo qualche suono, ok. È molto divertente da giocare all'inizio, ma piuttosto limitato a lungo andare. Un prezzo oneroso per un gioco sotto la media, però gli hai dato 71, non è così male 71. E finora il miglior titolo per il Commodore 64 che Raddure l'abbia fatto. Ma peccato che non abbia saputo sfruttare al massimo le capacità della macchina, ok? Sì, lo ricordo anch'io in edicolo Saboteur. Ce l'avevo da qualche parte. Joystick in porta 2, va bene, space, andiamo avanti. Cosa vuol dire più 18 il PEGI? No, sono le crack di solito, i cheat. Livello, estremamente facile perché non ci voglio. Che bello, che bello. Allora, in su fa questo calcio volante. Spara. Salve cane, arrivederci cane. Un mattone. Ho preso e tirato un mattone. Ok. Qui cosa c'è? Che cazzo è? Ma perché? Ma perché lo tiri subito? Non ce la faccio. Ok. Ho un qualcosa da tirare. Qui c'è un mattone, va bene. Ah! Ah! Ma gli ho tirato un calcio così ed è morto? Va bene. È un po' strano. È un po' strano perché è forse un po' troppo veloce. Non dà il tempo. Un pugnalo. Però lo tiro via. Va bene.
E niente. Posso fare qualcosa qui? No. Esploriamo, esploriamo. Ora mi vedi, ora non più, esatto. Ha dello shinobi antelitterano. Più o meno. Questo posso fare qualcosa? Tic 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 tic, no, niente. Tic tic tic, niente. Ah, questo mi risucchia giù per forza. Non... Ho provato a saltare oltre e non me l'ha fatto. Magari ho sbagliato io, quindi riproviamo. Anzi, no, saliamo. E niente. Proviamo ad andare giù. Ok, è notevole che gli uomini con un calcio li butto giù e i cani non posso fare un cazzo di niente per contrastarli. Qui c'ero già passato. Oi, oi. No, non di qui. Proviamo. La Madonna. Che cane incattivito. Il doggo non si tocca, vabbè. Niente. Mi piace sprecare. Aia, mi piace sprecare gli oggetti. Salve doggo. Niente, no. Tu non mi vedi, vado via, vado via. E siamo di nuovo qui. Quindi ci sarà qualcosa per forza su. Ancora più su. No, di lì non lo raggiungo. Ok, sono passato. Proviamo di qua. No. Vediamo c'è da saltare. C'era un qualcosa qui. Ok. Non l'ho preso, fa niente, andiamo avanti. No, niente. È un bel po' labirintico. Credo che sia voluto, però. Verde, rosso. Ok. Perché quello lo potevo attivare e questo no? Non capisco neanche cosa attivo, se è per quello. Per finire il tempo e direi che è finito il tempo. Salutiamo Saboteur. Vabbè, me ne vado, tanto no. Timeout, Mission Terminated e anche gioco terminated. Grazie Saboteur. Beh, lasciamo perdere. Passiamo oltre. Superstar Ping Pong. Madonna, che botoni. Va bene, Superstar Ping Pong. Bene, via al prossimo. Non ti è piaciuto? No.
I comandi non erano così smooth, come invece le animazioni erano molto smooth. I comandi. Grafica 45, sonoro 43, però per il resto gli hanno dato dei votoni, quindi vediamo un po' se è all'altezza. One player, two player, too tired. Carino. Ah, si può scegliere anche la visuale. Carino. Esatto, era in porta 1. Too tired, immagino che giochi solo il computer. Ok. Si può regolare la visuale, bene. Un ping pong molto meglio della conversione immagine di qualche mese più tardi. Addirittura si può fare l'auto move come paddle. Facciamo un beginner. Se addirittura. Più punti ho e più sono forte. Ah, pure i colori, ma è professionale. Ok. Facciamo uno su uno, è buono. Giusto per provare. Ops. Devo ancora capire bene la prospettiva, più che altro. No, niente. Questa me l'ha messa nell'angolino. Hai fatto rimbalzare. Questa fuori. Ah. Com'è il film? È molto duro, molto molto duro. Sembra che ci sia. Quando Soprattutto quando cambia direzione, non va subito. Cioè, se da qui premo il joystick a sinistra, si gira subito, ma poi prima che si cominci a muovere, passa quel mezzo secondo. Grazie per avermela salvata. E invece io la cicco. Arrivederci. Ma. A seconda della reazione della risposta va di diritto o rovescio. Qui non ha colpito, qui ci ho messo una vita a partire. Non è male, ma è un po' duro di nuovo come comandi.
Maledetto. Oh, ok. Sono proprio una sega. Ah! Mi ha fregato. Va bene, mi ha fregato. Però devo dire che sinceramente, per avergli dato dei voti così alti, mi aspettavo un gioco un po' più arcade, forse. Sì, forse è quello. E poco arcade. Ciao Camin, ben arrivato. Sono un mezzo brillo, quindi i giochi potrebbero sembrarmi più appetibili di quanto non siano davvero. Va bene. Dai, non puoi permettere sul curriculum di essere campione di ping pong. Diciamo che me la cavavo meglio dal vivo. Cioè, me la cavavo una volta. Legend of the Amazon Woman. I voti sono abbastanza bassi. Proviamolo. Legend of the Amazon Woman. Vediamo, presentazione 78. Non c'è uno schermo dei titoli né opzioni del gioco, ma il gioco sullo schermo si presenta bene. Oh, ok. Grafica 67. Il fondale scorre leggermente sobbalzante, ma gli sprite non sono male. Sonoro 38. Motivetto un po' noioso che mormora senza armonia durante tutto il gioco. Bene, appetibilità 58. La pubblicità potrà aver destato la vostra curiosità, ma il gioco è noioso e ripetitivo. Rapporto qualità-prezzo 43. Troppo poco per quello che costa. Quanto costa? Quanto costa? 19.900 lire, ok. Giudizio globale 49. Poca sostanza, anche i fan più sfegatati del genere picchia all'impazzata si annoieranno. Ok. La grafica è orrenda, ma non fatevi scoraggiare da questo. Sarà il gioco a scoraggiarvi. È molto peggio, mamma mia. Non dimenticate il sonoro, perché è un'altra ragione valida per non comprarlo. Per di più, le persone che l'hanno programmato sembra che vadano fieri del loro lavoro. La Silver Time ha appicciato il proprio nome a ogni piccolo recesso e angolino, e Dio sa solo perché, dato che è così brutto, Dio solo sa se avrei mai fatto una cosa simile. L'ultima cosa che farei è metterci il mio nome. Deve esserci qualcosa che non va con Edda Ringler. Legend of the Amazon Woman è un'ottima ragione per risparmiare soldi. Mamma mia. Mamma mia. Allora, qui vedo che spiega un po' i comandi. Voi interpretate il ruolo della brava donna che può muoversi a sinistra e destra, saltare e chinarsi. Il paesaggio scrolla mano a mano che lei si muove. Per usare la mazza bisogna premere il pulsante di sparo e contemporaneamente muovere il joystick verso destra o verso una delle adiacenti diagonali. Usando queste opzioni le puoi darci dentro quella mazza all'altezza testa, busto e stinco. Ok. Nella parte superiore dello schermo c'è una visualizzazione del percorso che mostra la posizione di ogni Amazon sulla strada. Ok. Oh, scusate. Ho dormito poco stanotte. Continuo a sbadigliare. No, così. Ok. Dicevano che non c'era il titolo, ma il titolo c'è. Insomma. Dovrei bere di più per comprarlo, ho capito. E il gioco risulterà ancora peggio, molto bene. Allora, abbiamo questa donna dai vestiti trasparenti che tocca
con la clava. Tuc. Aio. Ok. Maledetta. Ok, le animazioni sono lentine, se vogliamo. Vogliamo essere proprio gentili. Non mi toccare con la clava. Ah, vedo addirittura dalla minimappa che si vedono le frecce che arrivano, dando il tempo di prepararsi. Ma io te picchio. Wilma, dammi la clava. Wilma. Prendi la mia clava, Wilma. Wilma. Tra l'altro, dove ho trovato un vestitino blu del genere? Nella foresta, nella giungla o ovunque io sia, in Amazzonia. Che voglio dire, quello giallo può essere ricavato da una pelle di un animale gialla. Ma io non conosco animali con la pelle blu. A meno che non ci sia un negozio di Zara nei paraggi. E allora, ok. Ah, ho vinto. Molto bene. Proseguiamo. Bidon, 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 bidon. Che bel gioco. Ho fatto un ordine su Amazon. Co cosa? Eia. Sì, l'ho preso. Salve, salve. Arrivederci. Mancano 55 secondi alla fine del tempo, però io non credo di voler aspettare così tanto, che dite? Proprio un gioco entusiasmante, sì, vero? Vero, sì. Ok. Grazie, coso of the Amazon cose, che cosano. Passiamo oltre. Che sono già le 10 e qui non siamo manco a metà. Tau Ceti, eccoci qua. Al gioco che mi fa ridere tantissimo per il titolo. Ci vogliono più birre, ok. Sembra un gioco spaziale. E la Madonna. Va bene. Carichiamolo, Tau Ceti. Mi cerco un long play per sapere il seguito, certo. Opla. Presentazione 99, immacolata, attraente e impressionante. In tutti i modi, storia al lato dello schermo, demo stupenda info durante il gioco. Che bello. Accetti. Press space to play. Ok, press space. Oh wow. Not understood. Ok, devo capire i comandi. Vediamo se mi dice qualcosa. Biribiribiribi.
Questo non lo conosco, il genere non l'ho mai amato. Sembra sia un'avventura testuale. Però non capisco. Di solito ti... ti fa selezionare quello che devi fare. Hello, not understood. Go, not understood. Dai. Not understood. S. G. B. Altro gioco da manuale enciclopedico, non ci ho mai capito nulla, immagino. Open. Not understood. Run. Non run. Non room. Run. Co cori. Cori. Not understood. Uppa. Not understood. Oh, ok. Purtroppo direi di passare direttamente oltre, perché questo. Samantha Fox Strip Poker, lasciamo perdere, che mi hanno già bannato una volta, lasciamo stare. Ah, ecco, anche il giudizio globale è 16%, lasciate perdere, quindi a posto. Wimbledon. Wimbledon. Proviamo Wimbledon. Non c'è Wimbledon. Non c'è Wimbledon. Ah, perché per Commodore 16, giustamente. Ok. The Way of the Tiger. Wow. Peccato per Samantha, meritava di più. Torniamo alla rivistina, perché qua mi sa che il caricamento è lunghino. The Way of the Tiger. 19.900 lire, joystick, Commodore 64, 128, MSX, Spectrum, 48 e 128, beh. Ha già caricato qualcosa? Ok. Play the wall game, practice, practice, practice. Play the wall game. So che avrei fatto meglio a fare practice, però. Finalmente le nuove confezioni hanno bla 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 bla. Pugni e calci, quindi è un gioco di lotta. Quando la maggior parte della gente si chiudeva in palestra a spaccare mattoni oppure a far finta di darsi pugni urlando, preferivo trovare un fetido playground magari con un cesto e una retina. Ora, anche se è il grande momento di questi giochi, raramente riesco ad apprezzarli. In questo caso le tre discipline sono abbastanza ripetitive e la scelta delle mosse è limitata. Inoltre la mancanza di punteggio reale è sicuramente demoralizzante. Se riuscite a sconfiggere il male col computer, non è detto che ci riuscirete anche altrove. E poi ai vostri amici cosa dite? Lo sai che sono diventato un ninja? Fateci sapere se vi invidierà di più di un 5 milioni a Kung Fu Master. Allora, che paragoni un po' assurdi, secondo me. Il gioco recensito è su Spectrum. A proposito dello Spectrum, colgo l'occasione di questa pausa caricamento per dirvi che già settimana scorsa vi ho detto che avevo finanziato il Kickstarter dello Spectrum Next, che mi arriverà il prossimo anno. Ok, però nel frattempo mi è arrivata la cartuccina dello Spectrum 2 Plus. Con quella cartuccina io posso caricare qualsiasi gioco, come questa che sto usando per il Commodore 64, e devo dire che
Essendo stato sempre un comodorista fin dai tempi immemori, ho sempre visto lo Spectrum come un non computer di serie B, per qualche ragione. Probabilmente sono stato influenzato da amici e o parenti. Ok, anche questo è Exploding Fist. Non così, non così, nemmeno così. No, girate, girate. Se non andassi così avanti per dare i calci, sarei sicuramente più felice. Sto vincendo? Non capisco se sto vincendo. La cosa strana è che alcune direzioni certe volte fanno una cosa, certe volte fanno un'altra, pur non cambiando assolutamente nulla. Nel senso, se io schiaccio la diagonale a destra in alto, a volte mi salta e a volte tira il pugno. Così come la diagonale in basso, a volte si abbassa e a volte tira il calcio. Comunque, dicevo che da piccolo ho sempre visto lo Spectrum come un non computer di serie B, sbagliando, ovviamente. Però non ho mai provato con mano i suoi giochi e ne ho sempre visti pochissimi. L'ho battuto. L'ho battuto. Ok. Per cui questa è una tigre bianca con una sciabola. Un panda. La tigre sembra un ratto talpa, sì, concordo. Credo che. E sono diventato Michael Jackson. Va bene. Credo che mi fermerò qui con questo gioco. Grazie. Quindi, riprendendo il discorso sullo Spectrum, non ho mai visto giochi, non ne ho mai provati e ci tengo a recuperare. Per cui, prossimamente ci sarà qualche live sullo Spectrum. Sono fiducioso di trovare delle belle perle. Ma andiamo avanti con la nostra rivestina Zap. Assassino sul Mississippi, 39.000 lire di Activision però. Però immagino che sia un adventure e non credo di essere in vena di usare un altro adventure. Purtroppo lo conosco poco, sarà un piacere vedere una live sullo Spectrum. Molto bene, molto bene. Io lo Spectrum l'ho avuto come primo computer e lo ho ancora. Per me è diventato un computer di serie B nell'84, vedendo il 64, e non ho cambiato idea tuttora. Avventura grafica può essere, sì, è un adventure, ok. Per cui, anche se mi attira dalla grafica, lo salterei. Pubblicità. Eccoci qua, Ghosts'n Goblins. Ghosts'n Goblins. Avviamo Ghosts'n Goblins.
Presentazione 92. Lo schermo di presentazione è un po' troppo naif. Che cazzo vuol dire? Ve lo metto subito, così se c'è un caricamento con qualche bella schermatina lo vedete. Giusto un goblin. Grafica del 95, ottima per la definizione dello sfondo e animazione. Sarebbe stata perfetta se i personaggi fossero stati leggermente più grandi. Ah, il cavaliere a cui piace cominciare al cimitero. Esattamente. Sonoro 94. Carina la musichetta di sottofondo e ben realizzati gli effetti sonori. Appetibilità 96. Terribile. Come terribile? Il classico è un gioco capace di tenervi alzati tutta la notte. Ah, ok. Terribile in quel momento. In quel significato. Longevità 99. 99%. Siete riusciti a terminare la prima fase? State tranquilli, il vostro joystick rimarrà caldo ancora per molto prima di superare la seconda. Qualità prezzo 95 e non dovete fare nessuna consumazione. Giusto. Dare un 100 mai, Zap. Giudizio globale 94. Ha un unico difetto, avere un fratello maggiore che impone paragoni scomodi e forse fuori luogo. Però a quanto pare è una conversione veramente notevole. E se non ricordo male, in anni recenti qualcuno dei Cracking Group, non ricordo se Remember o forse Occult Force, ne aveva fatto una versione sistemando anche alcune cose. Che bello. Che bello, che bello, che bello. Nostalgia del 2015, ok. Trainer, assolutamente trainer. Endless Life, yes. Endless Time, yes. Invincible, yes. Starting Weapon. Ah, facciamo la solita lancia, va. Never lose the chosen weapon. No, no, no. Starting level 1. Level skip. Ma sì. I nostalgia hanno fatto l'Arcade Edition. Ok. Cheater, cracker, hacker, cracker. Ok. Come risposta ai comandi c'è tutto. È fantastico. Liscissimo. A parte il salto. E adesso arrivano i Blues Brothers. L'animazione è bellissima, corri velocissimo ma ti muovi pianissimo. Tiki 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 tiki. Sì. Sì, diciamo che sapere com'è graficamente Ghosts and Goblins su sala giochi o anche in altre versioni non aiuta questo. Graficamente diciamo che poteva essere meglio, ma la giocabilità c'è. Vorrei io avere le vite infinite su quello della Switch. Vabbè, ma lì c'è il salve, Ogre, che spara gli asterischi. Grazie. E non è che si gira, salta all'indietro. Che bello che è. Caricamenti zero, tra l'altro. Molto bene. Sì che devo tornare indietro.
calma. Adesso facciamo tutto. Ah. Ok. Ah, va bene. Ok, queste collisioni. Madonna. Ok, ci sono. La torcia. Ma ok. Faccio finta che sia voluta. Il pugnale. C'è un bug, saltando da quel livello non vede la piattaforma, esatto. Non salire, come non salire? E come... Ah, devo scendere da lì, ok. È uno dei bug che hanno sistemato in nostalgia, immagino. Saltato in tempo, va bene, però ho capito cosa devo fare. Bene, bene. Mi ricorda bene il video che fece Babic di questa versione, e sto facendo esattamente la stessa cosa, ovvero cannare sempre quel salto, non riuscire ad andare avanti. Se non sapete di che video parlo, recuperatevi, non ricordo quale, ma è su un advent show degli anni passati. Forse era il primo advent show. E niente. Continuo a cadere come uno stronzo. Meno male che mi sono messo l'invincibilità, se no sarei morto mille e più volte. Canobismo c'è Adventure 2017, grazie. Tu muori e tu salta. Perfetto. Cadi duro perché l'armatura pesa, ok. Questi sono dei Teletubbies verdi con il mantello. Ditemi che non è vero. Grazie per essere morto. Arrivederci. Un sacco di colpi per uccidere questi. Te ti ignoro perché sei brutto. Te sei pure stupido. Vai via. Quanto in alto devi andare? Ho cercato la piattaforma, salta basso. Tutta. Posso fare un pronostico già da ora? Dica. I salti lunghi non vengono riconosciuti. Ah, che bello!
Vedo. Upsi, ho saltato il livello. E niente, non serve perché sono a scarpa. Non volevo salire su questo ascensore. Non volevo salire su questo ascensore, ripeto. Ok. Al primo posto ho Ghost, oppure quello che ha con le moto. Come evito agilmente i fuochi. Ora siamo al boss, che è sempre questo. E quindi questo dovrebbe essere l'ultimo livello. E noi ce lo stiamo giocando tutto perché comunque Ghosts and Goblins è un gran gioco. Anche se lo sto rushando come un cheater bastardo. Giusto? Giusto. Questo è più nelle mie corde. E ho preso l'accetta. Un drago. Opla. Well done, you have saved the princess, che è una statuetta. Così ricomincia? Ma avresti 3 minuti per finire il livello? Sì, siamo matti. No, guarda. In 3 minuti hai abbondante tempo per morire. Morire e morire. Ti devo lasciare un buon proseguimento a tutti. Ciao C, grazie per essere passato. Bene, va bene. Un ottimo gioco. Si poteva fare di più, però. Secondo me si poteva fare di più. Ottima conversione per la macchina su cui è. Comunque. Time Trucks. Avventura. No. Aspettiamo. Italia, video match. Soft, diario. Ah, mi sa che abbiamo finito. Top Secret, sì, siamo ai trucchi, quindi abbiamo finito. Qualche baghettino di troppo. Sulle collisioni della piattaforma, sì, tantissimo. Kung Fu Master, Tau Ceti con i vari cheat. Way of the Tiger con i vari cheat. Oh. Le mappe di Ark. Ark Pandora. Ed ecco la bellissima mappa di Cauldron 2. Anche se vista di lato. Ecco, Cauldron 2 sarebbe un gioco tantissimo nelle mie corde se il personaggio principale non rimbalzasse uno stronzo, che è la caratteristica di Cauldron 2, quindi in effetti no, non mi piace Cauldron 2, però. E se fosse un gioco con una
personaggio normale che salta quando deve saltare e cammina quando deve camminare. Sarebbe molto più nelle mie corde. Peccato, peccato. Arc Pandora, questi sono i trucchi. Bomb Jack. Caldron 2, Zoids. Mamma mia, Zoid, che roba. Pubblicità degli Adventure. Rebel Planet, Stanging Stones, Coin Op, Football non interessa, Aso, Mini Golf, ricordo che c'è stata una conversione su Commodore 64, ce l'avevo in una cassettina ed era molto molto carino. Oh, Marble Madness. Non ho mai capito Marble Madness perché ha fatto così tanto successo. Nel senso, lo capisco perché. Da una parte è meritato, dall'altro è odio puro. Perché l'idea dietro Marble Madness è figa, ma è frustrante in una maniera incredibile. E poi ha dato il là a un sacco di giochi del genere. Night Games, vaffanculo. Night Games, vaffanculo. Fai cagare. Quindi il pronostico di Mollica si avvera, ovvero il gioco migliore che abbiamo visto stasera è senz'altro Ghosts'n Goblins. Almeno non ci sono esagoni, Gabriel. Stai calmo, Vilit. Stai calmo. Perché domani sta cosa mi farà triggerare. C'è un gioco con gli esagoni, domani. Per cui colgo l'occasione di ricordarvi che domani pomeriggio c'è una live extra alle 4 con ospite il buon Luke Sparrow. Noi, avendo finito la rivistina e mancandoci mezz'ora. Oppla, direi che possiamo fare anche qualcos'altro. Avete detto cosa fate domani? Me lo sono perso. Sì, vedremo i giochi presentati per il contest RGCD del 2013, ovvero questi, spoiler dei titoli. Come vedi, Vilit, qua c'è Micro Hexagon. Quel gioco non vincerà mai, anche se è il miglior gioco della vita, non vincerà mai. Non abbiamo visto Samantha Fox Strip Poker. E non lo vedremo oggi, no, mi spiace. Vedi, corrispondenti ai giochi sulla Zap inglese. No, no, no. Dato che manca mezz'ora, direi di andare, come al solito, su una run a caso di Impossible Mission. Ci racconti la storia del ban? Sì, nessun problema. A inizio giugno, se non ricordo male, ho fatto una live su giochi erotici del Commodore 64. Twitch non ha apprezzato. Però mi ha bannato per 3 giorni e purtroppo mi ha cancellato la live non solo per essere vista da chiunque, ma anche dai miei past, proprio la rimossa completamente.
Ed è un peccato perché avrei voluto salvarmela quella live perché è stata una delle live più divertenti che abbia mai fatto. Ci siamo divertiti, mi sono divertito io a giocare, a prendere in giro i giochi che ovviamente erano trash in una maniera incredibile. Si è divertita la chat che ha anche in qualche modo partecipato ad alcuni giochi, se vi ricordate. Ed è veramente un peccato che sia andata puff persa. Un peccato davvero. Mi piacerebbe fare qualcosa di nuovo con quei giochi, però ovviamente su Twitch non posso. Probabilmente potrei fare qualche video su YouTube, però in questo momento di tempo proprio zero. Purtroppo. Puoi pixelare le partite. Più di così. Oh, da quanto tempo non faccio una run? Tantissimo. Tantissimo. Stay while. Stay forever. E andiamo. Ciao. È un pezzo di puzzle. Parte il long play, eh sì. Abbiamo giusto una mezz'ora. Al massimo sforiamo di una decina di minuti. Che ce frega. Che ci corre dietro. Anche perché così Luke si rinfresca le idee, perché non so se ha seguito la live in cui c'era Giacomo, ma io ho lanciato la mia sfida. E ora tutti gli ospiti che vengono saranno sottoposti alla Gabriel Challenge, ovvero da tra virgolette vergini farsi una run e vedere fin dove arrivano. Lo seguite come da tua richiesta, non mi sono allenato. Sei un bravo ragazzo, Luke, potevi allenarti un pochettino. Dai, hai queste, che so, 12 ore per allenarti un po'. Opla. Sarebbe barare, hai ragione. Chi siamo noi per accettare? Comunque, se c'è qualcuno in chat che non conosce questo gioco, io la storia la racconto di nuovo volentieri, però non vorrei diventare troppo ripetitivo, dato che l'ho già raccontata più e più volte. Per cui se qualcuno non conosce questo gioco volentieri, altrimenti si evita. In Soulless hanno copiato il sistema del searching. Gioco comunque diversissimo. Cosa ne pensi? Che non lo conosco. In realtà non lo conosco. Ho cliccato qua. Avrei dovuto aspettare. Facciamo così. Ciao Coso, arrivederci Coso. Si allenano tutti, no, ma mi allenerei solo io e forse uno degli altri ospiti. È vero. Ma non è per forza una cosa negativa.
Qui pazientiamo. Ciao Daniel, ben arrivato. Abbiamo appena finito di sfogliare la rivistina e adesso sto facendo una delle mie run di Impossible Mission. Grazie Daniel, che si resubba per 2 mesi. E quello lo prendo da sotto. Scusate, alzo un po' il volume. Mi sono distratto, però credo. Mannaggia te. Ok. Sempre carino Impossible Mission. Yes. Ok, ben 3 password per i robot. Siamo messi bene. E ok, una la devo usare subito, perché questo non ho spazio e tempo materiale di evitarlo. Ok. Va bene. L'abbiamo recuperata, va bene. Non sentite l'eco del gioco, vero? Che entra, ops, nel microfono. Questa è dura. Questa è la stanza più brutta di tutte. No. No. Allora, vediamo se. Per quello devo per forza disattivare. Vado via al cueva. Potevo anche andare di là. Questo è magnetico. Salve. Pazienza. E non c'era niente. Ok. Vediamo se questo rimane girato. No.
riproviamo. No. Così va meglio. Porca vacca. Ho avuto fretta. E non c'era niente, ovviamente. Ovviamente. Non c'era niente. Te non fai niente, ok. Stanze simpatiche oggi, eh sì, parecchio. Allora andiamo a prendere questo. Ok, non me l'aspettavo che corresse. E questa sarà lunga. E niente. Ma com'è che muoio sempre per niente? Questo mi segue. Lei metti indietro, molto bene, sei tranquillo, va bene. Meraviglioso Impossible Mission, sì. Sì, decisamente. Molto bene. No, va bene.
Non è la prima volta che ti vedo giocarlo, ogni volta è un film sempre diverso, è vero? Te pareva se quello là sopra non doveva essere a ricerca. E qui ho sbagliato a schiacciare. Niente, sono costretto a usare un'altra password. Perché non ho modo di evitarlo questo. Sicuramente. Nothing. Grazie gioco. Grazie. Grazie gioco. Che succede? Purtroppo sono stanchino. Sì, stai calmo. Purtroppo sono stanchino e non sono concentratissimo. Sì, mi sono capitati dei robot piuttosto stronzi nei punti sbagliati. Tipo, temo che questo, quando raggiunga la fine della piattaforma, spari e se è così mi fotte. Quindi cercherò di non fargliela raggiungere mai. Ok, il bagno è sempre bello, eh sì. No, non posso salire di lì. Oppure questo qua mi fulmina. Abbiamo dato 1 ora e 03 passate. Va bene. Ok, quello là sopra è fattibile. Questo qua. E questo qua no. Cominciamo a fare quelli fattibili e poi. Non so se le ho già usate tutte le chiavi. Degli ascensori. La scacchiera come si affronta, cosa genera? In pratica, dopo entro ti faccio vedere un esempio pratico. Ne avevo ancora una, ok. Niente. Ovvio. Allora. Era questa, vero? Allora, in pratica, questo computer ti dà alternativamente una chiave per rimettere a posto gli ascensori e una per disabilitare i robot. Quando lo attivi ti genera dei toni musicali in ordine casuale e tu li devi rimettere in ordine dal tono più basso al più alto. Tipo. Così.
In questo caso mi ha dato prima una chiave degli ascensori e adesso una per i robot. Per cui ne ho una per i robot e 5 per gli ascensori. Lo faccio altre due volte, cosa che mi conviene fare. Ne prendo un'altra per i robot. Due e sei. Vediamo se qua in fondo c'è qualcosa. Sì, c'è qualcosa. Ok, qui dovrò usare una chiave per uscire. Forse no. Non ho fatto caso con che velocità si muoveva questo qua appena sopra. Non dovrei farcela forse. Niente e niente. No, non ce la faccio. Ok. Forse in questo caso sarebbe stato meglio sacrificare una vita per tenere una chiave. Tanto dovevo solo uscire. Quindi ogni volta che hai giocato questa stanza i robot non si sono mai comportati nella stessa maniera? No, mai. E proprio per la casualità del gioco, a volte si rende assolutamente necessario usare le chiavi per disabilitarli. E non è salito. Ho guadagnato una chiave, però mi ha bruciato i piedi. E qui potevo andare via. I robot comunque hanno un tot di comportamenti da cui prendono, diciamo, dei pattern predefiniti. Bisogna saperli e riconoscerli per saperli gestire. Opla. Ma che fretta c'era? Maledetta primavera.
Ok. Oh, bene, un'altra chiave. O meglio, password. Una password. Non ho ancora incontrato la mia stanza Nemesi. Pensavo andasse più veloce. Errore mio. Così. Opla. Very well. Andiamo avanti. Oh, la sfera. Un altro che corre quando mi vede. E niente, molto bene. Tu mi guardi ma non spari, bravo. Tu te ne sbatti, bravissimo. Un pezzo, ok. Sopra è magnetico. Per fortuna è anche lento, per cui dovrei farcela. Sì. Meno male che mi è andata bene, va. Ho sbagliato la direzione del salto. Se ce la faccio. No,
dovrei tornare di là, ma lo faccio dopo, tanto ci devo tornare indietro per forza per tornare alla stanza finale. Un'altra password, molto bene. Questa a posto, è una stanza solo di passaggio. Stanza tranquilla, non ci sono robot che fanno casino, c'è solo una palla che mi segue. Ok, ciao pala. Allora, tu non fai niente, molto bene. Giri. Un'altra password, ok. Aspettiamo. E questo corre non benissimo. Cosa c'è, Monica? Ah, ti dà fastidio il suono delle dita che scrocchiano. Mi spiace. Non lo farò più. Le dita, sì. Scusa, è che l'ho fatto senza pensarci. Sei decisamente più bravo di me a questo gioco. Buonasera. Niarla de dote. Ciao Franco. Franco. Va bene se ti chiamo Franco. 777. Ciao 777. Ti ringrazio. Franco mi piace. A posto. Franco 777. Allora, quello segue e quello anche. Questo è pure veloce. Per cui... Ancora uno. Ok. Tu invece... Sei più lento. Quindi ok. Mentre per quello là sotto sono obbligato a usare una password. Ciao biologa marina, il rumore dei tasti premuti in sottofondo crea un effetto ASMR molto piacevole. Grazie. In realtà sto usando un joystick dell'Atari. Lo so, è quasi una bestemmia, però... Sono ormai abituato con questi, perché sono economici. Il mio sogno è stato sempre procurarmi un Competition Pro, ma invece non ho mai avuto la possibilità economica in tempi quando ero giovine. E ora sono abituato con questo. Okusai, buonasera, ben arrivato. Un'altra password, bene, bene.
altri passi. Ciao. Comunque abbiamo quasi finito. Ho calcolato male. E niente. E questa è la stanza che mi farà perdere un sacco di tempo e di vite. Salve. Allora. Quello è stato un errore del cavolo. Almeno questo non spara. Cosa fai quando mi vedi niente? Molto bene. Pezzo di piattaforma in più non guasta. E non c'era niente. Molto bene. Quello là sopra invece mi sa che sarò costretto a usare una password. Aspettiamo che rifaccia il giro. E invece no, ok, mi è andata bene. Mi è andata benissimo, anzi. First try, no damage. No, non capita spesso che riesca a superare quella stanza senza morire neanche una volta. Easy no, però... Dai, mi faccio un pat-pat sulla spalla da solo. Dato che questa dovrebbe essere o l'ultima o la penultima stanza, e ho 6 snooze, io faccio l'arrogante e lo uso, così, a caso. Tiè. Era l'ultima stanza. Ok, e ora la parte dei puzzle. Arriviamo alla stanza finale. Allora, cominciamo da questo. Però almeno una volta dovresti gettarti giù. Per... Va bene, lo farò.
questo potrebbe essere. Questo potrebbe essere. Era questo. Ok. Ma per caso sei andato da Kenobi a finire questo gioco? Sì. L'anno scorso a giugno. Che memoria. Che altro? Facciamo questo qua, già che ne abbiamo metà. Potrebbe essere questo. Potrebbe essere questo. Allora ti ho visto. Che imbarazzo. Ero emozionatissimo. No. Ora vediamo, potrebbe essere questo. È una cosa veramente stronza che devi trovare anche l'orientamento del puzzle completo. Però ce la facciamo andare bene. Non trovo corrispondenza. Non mi sono dimenticato pezzi in giro, vero? Questo. Questo qui. Spero un giorno di riuscire almeno a finirlo. Con un po' di pratica si fa tutto. La cosa più difficile di questo gioco è capire le meccaniche, secondo me. Una volta fatto quello, è solo una questione di pratica e di prendere confidenza con i salti.
Insisti. Ah, ecco. No. Sì. Sono un attimo in cortocircuito. Dovrebbe essere... Se cambio il colore... Eccoci qua. A posto. E quindi, come promesso, ma perché ogni volta mi si resettano i punteggi? Va bene, dai. Salviamo. Il mio record è 28.000 qualcosa. Comunque. Va bene, ragazzi, vi ho fatto perdere una ventina di minuti in più. Io vi ricordo che domani pomeriggio c'è una live alle 16. Con ospite Luke Sparrow, non mancate, è molto importante, ci tengo che ci siate. Io vi auguro una buona notte, state bellissime e ci vediamo domani. Ciao ragazzi.